io sono Elio Pescio, sono nato il 3 giugno del 1957, quindi la bellezza di 63 anni e mezzo. All'epoca dei fatti delle famigerate bombe savonesi, la prima mi pare fosse il 30 aprile del 1974 e andando avanti fino al 1975, io avevo 17 anni e poi 18 e la subì, accorsi questo genere di drammi, e, diciamo, corroborato, aiutato, in qualche modo guidato, per esempio dalla sezione del PC Casarino del Vissola al Campo, dalla quale io facevo parte, che organizzò immediatamente il segretario era Nino Durante, grande compagno, grande amico, e formammo le ronde popolari, dove andavamo di sera a fare queste proprio ronde pacifiche, non erano le ronde che vengono nominate adesso, eravamo di solito tre persone, io di solito la facevo con mio padre Bonanima e con, in dialetto era Gino Camorò, ma non mi ricordo come si dice in italiano, e quando non le facevamo di sera per Aldisola, siccome io nel 74 nel 75 ero ancora studente serale dell'ENAIP, andavamo a farle anche nella sede dell'ENAIP, che era quel bel palazzo grande in via Genova, che si vede passando, andando in su, e le facevamo all'interno della nostra scuola fra studenti, ed era una cosa comunque che ci trovava tutti positivamente attivi, non so come dire, e quindi questi fatti ci facevano muovere nella prospettiva anche comunque di un futuro migliore. Queste bombe così che ci avevano lasciato male, no? Lasciato con dolore, perché comunque Savona, città medaglia d'oro a valore della resistenza, veniva attaccata da infami nascosti nell'ombra, che poi in qualche modo, diciamo, che si seppe chi fu, non lo dico per non rischiare di essere magari denunciato, perché non so se è stato poi condannato, ma comunque pare anche che fosse addirittura una sorta di prodromo per gli attacchi terroristici futuri in Italia. Quindi c'è tutta una bella storia, che è una bella storia pesante, che ci faceva rimanere molto attenti. Dopo tre anni, circa due, diciamo, io partii a militare, perdendo mio papà ottenni l'avvicinamento. Che successe che poi dal 78, quando, non è che sono diventato matto e cambio discorso così, ma successe che attentarono all'onorevole Moro e poi lo uccisero. Noi eravamo nella caserma Vigny, rimanemmo tre giorni e tre notti vestiti in assetto da guerra dentro un hangar pronti a partire. I momenti non erano dei più felici, ed eravamo tutti, anche se militari, armati fino ai denti, eravamo spaventati come pulcini bagnati. Questo era a seguito della partenza delle bombe, che non erano mai state cancellate, nemmeno adesso sono cancellate dentro di me, a partire addirittura dalla strage dell'Italicus prima. Cioè, queste bombe sono veramente incistate nel dolore comune, perlomeno degli antifascisti, che spero siano sempre di più. Dunque, la città di Savona negli anni 70 era una classica città operaia, con i fermenti operai che c'erano negli anni 70, con un porto che lavorava, un Italsider che ancora era presente, voglio dire, c'erano diverse fabbriche, c'era molti lavoratori che facevano politica, molte sezioni del Partito Comunista sempre aperte, e la tensione, più che paranoia, era di attenzione, non era paranoia. La città, ribadisco che era una città medaglia d'oro alla resistenza, era una città che sapeva che
sarebbe potuto di nuovo succedere qualcosa, e questo in effetti successe, e ci preparò a stare attenti in qualche modo. Certo, nel nostro piccolo Savona non sembrava pericolosa. Poi quando arrivarono le bombe ci preoccupammo, ma non era paranoia, era proprio preoccupazione vera, perché nella nostra città operaia, sia di sinistra che cattolica, con una bella storia politica antifascista, progressista e sociale, con la città, a Savona c'erano 60-70 società di mutuo soccorso, e tutta la gente parlava, era attiva politicamente. Questo voleva dire che questo attacco, secondo me, era stato proprio specifico per vedere se si riusciva a fare danno in una società democratica e attiva politicamente, diciamo. Ci fu una grande manifestazione con 30.000 e passa persone, ma io purtroppo io lavoravo da un artigiano e andavo a lavorare, e poi sapevo queste cose alla sera quando capitavano alla sezione del partito, quindi non sono riuscito a vivere la manifestazione, perché appunto lavoravo, e quindi non lavoravo e dovevo andare, cioè non so come spiegare, si andava a lavorare, poi le manifestazioni, mio padre era comunista, ma prima bisognava andare a lavorare, poi si parlava di politica, diciamo. Quindi io non ho partecipato in prima persona alla manifestazione di 30.000. Certo, ero attivo nelle sezioni, nelle varie cose, ma non ho partecipato personalmente. Dunque, ricordo che c'erano molti blocchi dell'esercito, non mi ricordo. Io mi ricordo che comunque, finché sono stato in età lavorativa, io essendo iscritto al Partito Comunista, essendo un membro del sindacato, ancora adesso la Digos avrà qualche decina di mie fotografie, tutte le volte che io venivo fermato dalla polizia, dai carabinieri, come minimo passavano 25-30 minuti prima di farmi andare. È evidente che c'era un'attenzione particolare nei miei confronti. Mi ricordo nel 74, e questo adesso non ricordo, devo dire la verità, quando venne Covelli a Savona forse era quella lì la manifestazione, per sciogliere il partito monarchico, e venne a Savona Covelli, ci fu una manifestazione lì dove prendemmo scopaccioli, lì sì che c'ero. E era il 74, credo, se non vado errato, perché forse ma eravamo in quel periodo lì, e mi ricordo che fu una grande manifestazione con l'attività dei carabinieri, i carabinieri con gli operativi, con il battaglione Padova, che ci caricarono diverse volte, anche come studenti, anche come lavoratori, sì. Quella lì la ricordo, non so se era il 74 o un attimo prima, ecco, questo però me lo devi dare come dubbio, insomma. Purtroppo è una cosa evidente che questo fatto delle bombe non è ricordato ai giorni nostri, nemmeno per esempio con una via intitolata a questi fatti. Io personalmente ritengo che sia una sorta di addormentamento delle forze della sinistra parlamentare, destra parlamentare, convinti che avessimo superato il peggio. Il PC a Savona, ribadisco, il PC di Savona era uno dei più forti che ci fossero. Era stato non sottovalutato, cioè questa cosa qui era stata superata, ma con la leggerezza che in fondo era una svista, perché la preparazione, una volta negli anni 60 c'era il soccorso rosso era stato demolito da Togliatti e mai più ripristinato,
purtroppo il PC Savonese, lo dico, era piuttosto togliattiano e stalinista, e se Togliatti diceva che era finito il problema era finito, e il PC il problema non lo poneva. Questo si ripercuteva nelle assemblee, nelle sezioni dei partiti, nel senso che il problema è finito, compagni, andiamo avanti verso un futuro radioso e vedrete che non ci sono problemi. L'incidente della bomba è stato proprio un incidente delle bombe, non era neanche allora fu previsto di correre dei rischi per la democrazia, perché era il solito scemo, era pare che fosse il figlio di quel questore, di quel vicequestore, che poi era andato a finire con l'estrema estrema, ma non era un rischio per soprattutto per Savona, che era una città medaglia d'oro. Questa è stata una leggerezza grave, secondo me, da parte delle forze di sinistra, tutte esse, parlamentari, extraparlamentari, PSI, i cattolici sociali, voglio dire, c'è stata una sorta di dimenticato, una sorta di voler passare oltre, perché poi venne il famoso 75, dove nel PC entrò di tutto e di più, e che portò poi allo smantellamento del Partito Comunista, che si ricordava, e togliattiano e no, però avvenne uno smantellamento con l'ingresso nel PC di gente che comunista non era, e poi si sviluppò come tu che hai 40 anni, per esempio, tu che sei giovane, sai che è successo, voglio dire, no? Il PC non era più il PC, e diventò una questione di numeri, di presenza, di volevamo fare il partito di governo. Berlinguer aveva fatto dopo, però, ma già era deciso, aveva fatto gli accordi per stare dentro la NATO, eccetera, eccetera, e quindi era impossibile che la democrazia subisse dei danni in Italia, e quindi questo successe, e questo secondo me è il motivo per cui ancora adesso si dà più peso a quell'imbecille che ha parlato, per esempio, del giorno del ricordo delle foibe, piuttosto che alla questione delle bombe di Savona, tanto per dirtene uno, visto che adesso è di moda il giorno delle foibe e oggi o ieri ne stanno parlando tutti i giorni. Questo è il problema dell'interpretazione, non della storia, ma della memoria che viene, dell'interpretazione della memoria, non della storia. Insomma, diciamo che se tu sei in potere e la televisione, la storia la interpreti tu, e non è più storia ma è memoria, ma è come se fosse storia. Spero e auspico che non succedano più queste cose, voglio dire, vivo per sperando di non morire democristiano. Una volta si diceva moriremo democristiani, penso che non moriremo neanche democristiani se andiamo avanti così, purtroppo, quindi c'è un po' di tristezza nel cuore, ecco. Se al giorno d'oggi succedesse una cosa di questo genere, partirebbe la matrice islamica, poi partirebbero gli anarchici insurrezionalisti, qualche comunista, ma la destra non ne fa più queste cose, perché è stata riproposta e ripulita a partire da Berlusconi in avanti. Credo che se succedesse adesso avrebbe e avrà, secondo me, il passo chi farà cose di questo genere. Sicuramente adesso le banche non usano le bombe, ma se fossimo stati ai tempi del principe Borghese, le bombe sarebbero state usate negli anni 60, il piano Sole, eccetera, eccetera, e Savona sarebbe rimasta in mutande. Vigilanza non ce ne sarebbe stata, se non il fatto di scrivere su Facebook che i carabinieri sono i nostri angeli, che la polizia ci tutela, le forze dell'ordine sono i nostri fratelli. Tutte queste balle pubblicitarie che vengono prodotte tutti i giorni dai mass media, la gente beve come se fosse acqua fredda. Io credo che Savona soccomberebbe, come in effetti Savona sta andando alla deriva con la gestione politica della città e con la gestione amministrativa della città. Non c'è nessuno
che sappia di che cosa parla, voglio dire, la politica vera è data in mano a gente come, non so, a sinistra parliamo di Franco Astengo, che è ancora un po' in attività, poi gli altri, devo dire la verità, che è tutta la serie di partitelli con la faccia e martello dentro, sono, se non inesistenti, sono, sono tristi e solitari, voglio dire. C'è bisogno di un partito, non c'è un partito, e quindi c'è spazio per tutti i bricoleur, diciamo, per tutti quelli che pensano di avere ragione, e gente con la ragione in tasca la trovi sotto prezzo addirittura. Quindi non so, io sono un pessimista e non so neanche darti una soluzione. Credo che ci voglia un partito vero, ma non perché il partito per la rivoluzione, non, ci voglia un partito vero che sappia riorganizzare le forze del lavoro, che sappia fare veramente la transizione del sindacato, perché il sindacato, per esempio, ne siamo ultimi testimoni, per esempio io e tanti altri compagni, che vediamo che il sindacato non ha più la funzione del sindacato di tutelare i lavoratori. Il sindacato è diventato l'agenzia delle entrate numero due per tutte dello Stato, quindi è chiaro che non può essere contro il padrone è nello Stato, e lo Stato tutela il padrone, e se tu fai il caffo e fai tutte quelle cose lì non puoi più fare il sindacato. Il sindacato deve essere conflittuale, di movimento, il resto è fuffa, il resto è, almeno io te lo dico da vecchio comunista, non so cosa dire, secondo me il sindacato deve essere di movimento. Se il sindacato fosse di movimento e conflittuale, forse potremmo rivedere una struttura politica con un partito che potrebbe fare tanto, perché gente che soffre ce n'è di più di prima, senza contare gli immigrati che già lì avremmo vinto. Se contassimo anche la gente che arriva da fuori, avremmo vinto. Ma in Italia c'è tanta di quella fame che purtroppo che non si fa vedere, o che se si fa vedere vota a destra perché Salvini grida forte. La classe operaia lombarda è stata mangiata dalla Lega perché il PC è stato zitto e Bossa ha gridato più forte. Non so come altro spiegarmi.